amici di Autodigest, oggi proviamo la Volvo EX30, la compatta elettrica della casa svedese, perché anche se la proprietà è cinese dobbiamo dire che lascia molta libertà e l'auto conserva ancora tutte le caratteristiche della casa svedese, in primo piano la sicurezza. Diciamo che una vettura così è l'elettrica che forse può avere più successo, perché? Che ce ne facciamo di grandi berline o di vetture da viaggio elettriche che poi dopo, anche se dichiarano 600 km, dopo 400 km vedi già l'autonomia che diminuisce, vai in ansia, ti devi fermare. No, questa è la vettura giusta perché al di là dell'autonomia dichiarata di più di 400 km, ma è l'auto giusta per chi fa spostamenti medi, la ricarica, viaggia in maniera pulita, abbastanza economica, lì bisogna vedere le tariffe dell'elettricità, ma insomma viaggia confortevole, veloce e bene per 150 km andare e 150 km tornare. Non parliamo di chi ne fa 50 al giorno per lavoro o circola solo in città. Questo è l'utilizzo. Poi è un'auto dove ci stanno bene 4-5 persone, ci sta bene una famiglia, c'ha lo spazio per i bagagli, è confortevole, è costruita molto bene come la tradizione Volvo e costa relativamente poco. Ma andiamo a vedere come va su strada, che è la cosa più importante, perché come sapete per la descrizione c'è il sito della Volvo e ci sono tanti sistemi per conoscere ben tutto. Anzi, sul sito della Volvo c'è un video fatto dall'amministratore delegato svedese della casa che è fantastico. Vi consiglio di guardare anche quello per capire ancora di più di questa vettura. Prima di metterci al volante apprezziamo l'interno che, anche se è molto minimalista alla svedese, è rifinito e costruito con molta attenzione e cura. Diamo un'occhiata all'esterno, ancora con qualche finezza estetica come le sigle anche sui cerchi in lega, e andiamo via. Questo sentite il rumore della vettura a bassa velocità per non infastidire, anzi, più che infastidire, per farsi sentire dai pedoni e da chi è intorno alla vettura. Ed eccoci a bordo. La prima impressione è di grande piacere, di una vettura che si può guidare con assoluta facilità, è elettrica, ma se salissimo su una vettura col cambio doppia frizione automatico attuale non c'è alcuna differenza. Come va, Valerio? Sono sulle autopiste, come quando avevo 14 anni, che si andava sulle piste del Luna Park con la macchina elettrica. No, ecco, in autostrada il rotolamento dei pneumatici può arrivare a dare anche un po' fastidio, mentre su strada statale ad andature adeguate invece la vettura ha un gran comfort e la stabilità è eccellente, insomma la sensazione di sicurezza delle Volvo è percepibile fin dal primo momento. Molto piacevole da guidare, molto piacevole anche la guida one pedal, perché proprio su queste strade si apprezza forse maggiormente, perché basta rilasciare in ingresso di curva e rallenta quello che serve. Ovviamente questa vettura, essendo elettrica, ha delle prestazioni eccellenti, allora se poi si richiedono le prestazioni cambia tutto, ma diciamo che forse l'auto elettrica è proprio da guidare in relax per apprezzare il massimo di quello che può dare. Diciamo che forse avremmo preferito delle sospensioni un po' più morbide, ma siamo più contenti di avere una tenuta di strada eccellente. Ma adesso una notazione che è propria di tutte le elettriche, non solo di questa, e vediamo, ce la spiega un po' Silvietta. Davanti non abbiamo nessuna strumentazione, quindi nessun tipo di informazione utile comunque al guidatore, quindi la velocità, il segnale stradale, è tutto riportato qui su questo display centrale da 12,3 pollici, dove ritroviamo le informazioni, quelle più significative, nel quadrante proprio qui a sinistra. Ecco, ci hanno rotto così le scatole col telefonino, che invece quando devi guardare questo schermo, soprattutto le prime volte, togli gli occhi dalla strada. Perché ricordiamo che col telefonino, se telefoni, guardi anche la strada. Certo che se mandi messaggi, eccetera, è come usare questo schermo qui.
E ora un'altra annotazione utile per tutte le elettriche, perché oggi si sparano potenze pazzesche da supercar anche per automedie. No, è la potenza di picco, di quando si parte. La potenza effettiva è quella indicata sul libretto, in questo caso 116 kW, che equivalgono a poco più di 157 cavalli. Ed è bene così, perché è quello che serve. La vettura è brillantissima in accelerazione, poi va in tutta sicurezza con le prestazioni utili per sorpassi e situazioni di emergenza.